tutti! Oggi sono qua per condividere con voi qualche piccolo consiglio per risparmiare sulla spesa di casa. Infatti tutte le volte che racconto a qualcuno di come mi organizzo per fare la spesa, come ho imparato a risparmiare qualche cosina, eccetera eccetera, mi guardano tutti molto molto incuriositi, cercando di carpire tutti i miei segreti. Non ci sono in realtà grandissime cose che faccio, soltanto qualche piccolo accorgimento che voglio condividere con voi perché magari potrebbe esservi utile. Ovviamente tutto questo si basa sulla mia esperienza, ogni persona è diversa, dipende anche dalle possibilità che avete, dai vostri gusti, insomma, penso che sia abbastanza normale tutto ciò. La prima cosa che vi consiglio è di farvi un piano, una sorta di menu settimanale o comunque per più giorni. Organizzando infatti i pasti della settimana o di 4-5 giorni, saprete già che cosa mangerete e quindi quello che vi occorre per prepararvi da mangiare. Da una parte può sembrare una cosa abbastanza banale, però quante volte vi è capitato di aver voglia di mangiare la pasta o di dire bene, oggi mangio la pasta con questo sugo, tornare a casa e vedere di non avere effettivamente gli ingredienti per mangiare tale piatto? Oppure di avere in mente che cosa fare da mangiare, ma poi andare a fare la spesa e dimenticarsi di acquistare tutto il necessario? Quello che faccio io è quindi organizzarmi i pasti della settimana. In genere preferisco pianificare tutta la settimana, al massimo vado per 4-5 giorni, comunque mi segno principalmente che cosa mi piacerebbe mangiare per pranzo e per cena. Ovviamente questa lista di pasti non è super rigida, nel senso che io posso cambiare poi le cose da mangiare. Posso scambiare il pranzo di mercoledì con la cena del giovedì, per intenderci. L'importante è avere in mente che cosa si andrà poi a mangiare durante la settimana. Vado poi ad analizzare i singoli pasti e mi segno tutto ciò che occorre per preparare il piatto. Da questa lista poi escludo gli ingredienti che ho già in casa, facendo attenzione ad esempio a non terminare un ingrediente per preparare un piatto e non avere quindi poi ingredienti a sufficienza per preparare un altro piatto che si basa bene o male sui stessi alimenti. A questo punto stilo una lista unica della spesa, che cosa quindi devo andare ad acquistare, e poi una cosa che può essere aggiuntiva, io in genere mi segno tutte le cose in base al reparto che incontro prima al supermercato. Quindi se io entro e trovo prima la frutta e la verdura, nella mia lista della spesa inserirò prima la frutta e la verdura. Se poi incontro ad esempio il reparto frigo, vado con i prodotti da frigo, la carne, segno la carne che devo acquistare e così via. Anche in questo caso può essere una cosa superflua, io però mi sono accorta che andando a fare la spesa molte volte facevo avanti e indietro, questo perché scrivevo le cose che mi servivano in maniera abbastanza random, a seconda di come mi venivano in mente. Non tendevo ad organizzare per reparti e quindi capitava che perdessi tantissimo tempo, e non solo, perché facendo avanti e indietro molte volte mi cadeva l'occhio su altre cose e quindi finivo per acquistare qualcosa in più, che non è sempre un male, nessuno ci punta una pistola in testa se compriamo due o tre cose in più rispetto alla lista della spesa. Però se state cercando di risparmiare, mettervi nell'ottica di comprare esclusivamente quello che c'è sulla lista o un paio di cose in più può aiutarvi sul lungo termine. Il secondo consiglio che mi sento di darvi è di non fare la spesa sempre nello stesso posto, soprattutto se vi siete trasferiti da poco in una nuova città, oppure se attorno a voi ci sono comunque diversi supermercati, diversi posti in cui poter fare la spesa, che sia supermercato, il mercato, il botteghino sotto casa, che sia. Questo perché non tutti i posti hanno gli stessi prezzi, quindi magari la prima volta fate un giro, una volta in uno, una volta in un altro, e poi controllate gli scontrini, segnatevi le cose che acquistate maggiormente e confrontate i vari prezzi. È ovvio che non vale la pena comprare solo la carne nel mercato sotto casa, solo la frutta al supermercato e così via, perché vi va via veramente tantissimo tempo. No, però in questo modo vi farete bene o male un'idea di quanto effettivamente spendete per quello che acquistate e dove poter risparmiare. Se infatti una settimana vi capita di acquistare tanti prodotti che costano meno in un posto, vale la pena andare appunto in quel dato posto per risparmiare un pochettino. Vale la pena soprattutto perché se fate la spesa, ad esempio, una volta a settimana, dovete acquistare abbastanza ingredienti, abbastanza cose, e quindi ci sta a fare un ragionamento di questo tipo. Se il risparmio è di 1 o 2 centesimi,
Forse non ne vale tantissimo la pena, ma molto spesso c'è una differenza anche di qualche euro fra prodotto e prodotto. Mi viene da pensare alla quinoa, che in alcuni posti che ho trovato qua vicino casa vendono 400 grammi circa 7,50 euro, gli stessi 400 grammi in un altro posto vengono 3,50 euro. Quindi capite che è una differenza veramente importante. Quando so che devo acquistare la quinoa, quando mi capita di essere più vicino e nel posto in cui costa meno, è ovvio che ne approfitto e la acquisto. In questo modo potete pianificare anche i grandi acquisti sul lungo termine. Ad esempio, ci sono dei prodotti che non acquistiamo tutte le settimane, come il detersivo, i prodotti comunque per la casa, per l'igiene personale. Quando iniziate magari ad accumulare un po' di prodotti di questo genere, che comunque hanno un certo costo, vale la pena fare questo tipo di ragionamento e cercare il posto in cui è più conveniente acquistarli. Terzo consiglio per la spesa: non andate mai a farla se avete fame. A me in realtà è capitato diverse volte, purtroppo, di andare a fare la spesa poco prima di pranzo, poco prima di cena, per questioni di tempo. In tal caso, però, vi consiglio di sgranocchiare qualcosina a casa, che può essere banalmente anche un paio di noci, qualche seme di zucca, qualcosa che vi plachi momentaneamente lo stomaco. Questo perché se andrete a fare la spesa con la fame, tenderete ad acquistare cose inutili, cose che lì per lì vi sembrano andar bene, che vi piacciono, e soprattutto con la fame si scatena proprio il peggio di noi, ovvero il raccogliere schifezze varie, patatine, salatini, snack poco sani. Se volete magari condurre uno stile di vita un po' più sano, un po' più bilanciato, se state cercando di risparmiare, perché molto spesso queste cose inutili, un po' sfiziose, costano effettivamente tanto. Quindi, se state cercando di risparmiare qualche cosina, magari mangiatevi qualcosa prima di partire di casa. Può essere anche banalmente una banana. Quarto consiglio per la spesa: avete effettivamente necessità di tutto quello che volete andare ad acquistare? Mi spiego meglio. Molte volte mi capita di essere in casa e dire: oh, ho voglia di mangiare questa cosa qua, perché sono una persona abbastanza istintiva. Guardo magari nel frigo, mi guardo attorno e vedo che non ho effettivamente tutti gli ingredienti. Vale a questo punto la pena andare a fare una spesa anche nel botteghino sotto casa per soddisfare, diciamo, il mio languorino? Assolutamente no, perché anche in questo caso molto spesso si finisce per comprare tante cose inutili, perché una volta che ti dirigi al supermercato o sotto casa, vuoi che non acquisti anche qualche cos'altro? Sarebbe una perdita di tempo prendere soltanto quell'unica cosa che magari ti manca, che sono le uova per fare i pancakes. Anche questo è veramente molto soggettivo, perché dipende dalle vostre abitudini, da come siete fatti, dal vostro stile alimentare. Io personalmente mi sono accorta che molte volte tutto quello che mi occorre è già in casa, non ho bisogno di acquistare altro. Cercare di sfruttare al massimo quello che avete in casa, cercare di ridurre lo spreco, ridurre i rifiuti, vi aiuta tantissimo a mettervi anche in un'ottica di risparmio. Se provate infatti ad arrangiarvi con quello che avrete in casa, vi accorgerete che è tutto quello di cui avete veramente bisogno. Chiaramente, se finite il sale, lo zucchero, la farina, sono magari ingredienti abbastanza base in cucina, quindi quello potrebbe essere un problema, però in realtà ci sono tantissime cose superflue che ci circondano. Banalmente, anche per soddisfare le piccole voglie che possono venire durante la giornata, soprattutto se dopo una giornata di lavoro torniamo a casa e sentiamo proprio di meritarci un piccolo sfizio. Si può benissimo ovviare al problema e trovare qualche cosa di sfizioso arrangiandosi con quello che si ha in casa. A volte basta veramente pochissimo. Se magari non avete idea, non sapete che cosa preparare, vi consiglio di andare su Pinterest e di magari cercare quelle ricette da 4-5 ingredienti. C'è anche un libro, ad esempio, di Jamie Oliver sulle ricette, abbastanza anche complesse, alcune molto facili, altre un po' più gourmet, però tutte con soltanto 5 ingredienti, che molto spesso sono quelle cose basilari che si hanno sempre sempre in casa. Prima vi accennavo al fatto del non avere le uova per preparare i pancakes. A me capita tantissime volte di aver voglia di qualche cosa, ma non avere le uova, non avere il latte, non avere qualche cosa del genere.
Molto spesso si possono fare questi piatti anche senza questi ingredienti, ci sono tantissime alternative. L'importante è essere curiosi, essere aperti a sperimentare e soprattutto fare qualche piccola ricerca. Un altro consiglio che voglio darvi, che è abbastanza estremo, è di andare a fare la spesa con i soldi contati. È una cosa che mi è capitata di fare, devo essere sincera, soltanto una volta perché ho sempre paura di fare male i conti e di arrivare lì e non avere abbastanza soldi. Però mettersi nell'ottica di avere un tetto massimo oltre cui veramente non si può sforare, aiuta tanto a ridurre l'impulso di fare acquisti inutili, non necessari. Oppure un'altra tattica, andare oltre con i sacchetti riutilizzabili, però piccoli, oppure portarne soltanto uno invece che due. Magari a casa vi fate mente locale di delle cose che dovete prendere, più o meno quanto sono voluminose, e vi portate i sacchetti contati in modo da non poter sforare. Oppure di nuovo andare a fare la spesa e non prendere il carrello, ma soltanto il carrellino, cosa che io faccio quasi sempre, ma a volte preferisco il carrello perché devo essere sincera, ho sempre il terrore di non riuscire a trasportare i sacchi. Non sono molto dotata, come potete vedere. Prendendo il carrello si ha tantissimo posto e quando si va a fare la spesa sembra sempre che sia vuoto, e quindi è un po' anche una tattica, se non sbaglio, per fare appunto riempire il carrello, per fare acquistare di più alla gente. Se invece prendete soltanto il cestino, un carrellino piccolo, più di tot non ci sta la roba, quindi siete un po' limitati e costretti a limitarvi anche da quello che vi eravate prefissati di prendere senza aggiungere vari extra. Ultimissimo consiglio per oggi: tenervi un diario, un taccuino, un libro dei conti di casa in cui inserite man mano le spese che fate, suddividendole per ad esempio effettivo cibo, frutta, verdura, carne, cereali, eccetera, eccetera, e ad esempio prodotti per la casa. Le prime volte non vi preoccupate, vi spaventerete forse un pochettino guardando le cifre che andate a spendere di settimana in settimana per la spesa di casa. È normalissimo perché molte volte, ok, lì per lì vediamo quanto dobbiamo sborsare, ma non ci rendiamo conto di quanto andiamo a spendere durante la settimana. Quindi secondo me è veramente molto utile tenersi un'agenda, un foglio, un qualsiasi cosa in cui scrivere tutte le spese di settimana in settimana, arrivare a fine mese e rendersi conto effettivamente quanto si va a spendere per la sopravvivenza di casa, la spesa. Questo vi potrebbe aiutare anche nel prefissarvi un budget. Io lo faccio praticamente da anni, ovvero impormi, tra virgolette, una cifra attorno a cui stare. Cerco di non superarla, ovviamente ci sono settimane in cui rientro perfettamente, in cui spendo di meno, alcune settimane in cui sforo un pochettino, però dà un'idea di quanto sarebbe necessario spendere, attorno a che cifra stare, anche perché se volete risparmiare dei soldi per andare in vacanza o comprarvi qualche cosa, togliervi uno sfizio, avete bene o male una cifra in mente, quindi potete anche dirvi: "Toh, di settimana in settimana voglio risparmiare 10 euro, 50 euro", quindi è utile porsi un budget entro cui stare per spendere e fare la spesa, perché questo vi aiuterà tantissimo a suddividere meglio le spese durante l'arco del mese, vi permetterà di mettere da parte dei soldi e spendere il giusto per la cura della casa o comunque per fare la spesa. Questi erano quindi i piccoli consigli che avevo da darvi per risparmiare un po' sulla spesa. So che magari alcuni di questi sono abbastanza banali o scontati, però è quello che faccio per risparmiare. E nell'ultimo anno e mezzo devo dire che sono molto soddisfatta perché sono riuscita a mettere da parte tanti soldi e a spendere quello che per me è il giusto per mangiare bene, avere un'alimentazione abbastanza sana, regolare, e questo mi permette anche di togliermi ogni tanto qualche sfizio, devo essere sincera. Quindi spero che questi consigli possano esservi utili. Ovviamente se avete altri trucchetti per risparmiare sulla spesa fatemi sapere qua sotto nei commenti. E nulla, spero che questo video possa esservi utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!